Allora, questa mattina, come dicevo nello scorso video, devo realizzare lo scavo per fare la platea di cemento per appoggiare questa casetta. I picchetti già li hanno messi i tecnici, ce ne sono 4 esterni e 4 interni, questi qui, 1, 2, 3 e 4. Quelli esterni, quindi quelli che rappresentano il rettangolo più grande, sono quelli che vanno a stabilire la dimensione della platea, mentre invece quelli che formano il rettangolo più piccolo sono quelli che delineano i muri della casetta. Logicamente, per poter fare questo scavo, prima voglio tracciare con la calce tutto quanto il perimetro esterno, e una volta che ho fatto questo voglio spostare tutti quanti i picchetti in fuori, in maniera che posso scavare senza perdere tutte quante le misure. Una volta che ho realizzato tutto quanto lo scavo, andrò a rimettere i picchetti dove si trovano adesso. Perlomeno ci provo. Però prima di fare questo devo togliere questa pianta qui, perché tanto bene un picchetto sta lì dietro e quindi non riesco a metterci il filo per segnare. Adesso vado su con l'escavatore, metto il gasolio, ingrasso per bene, cambio la benna, metto quella con i denti, vengo giù, tolgo questa pianta e poi segno tutto quanto. Ho tracciato tutto quanto il perimetro esterno con la calce per bene e poi ho spostato tutti quanti i picchetti, sia esterni che interni, 5 metri fuori, in maniera che non mi danno noia per effettuare lo scavo. Adesso parto da quel lato lì, tiro indietro tutto quanto il greppo, la terra che scavo la butto giù di sotto, che poi dopo mi servirà per livellare questo terreno qui. E sul primo pezzo crearci un gradone.
Allora, ok, più o meno a occhio grossolanamente il piano l'ho fatto. Adesso ho rimasto da togliere questo ciglio di terra qui che con l'escavatore prima non ci sono arrivato, quindi ripulisco questo ciglio qui, butto sempre la terra fuori. Una volta che ho fatto questo, piazzo lo strumento qui in mezzo, guardo un secondino il piano. Una volta che ho fatto questo, monto la rasiera, quella larga senza denti, e poi comincio da questo lato qui a tirare indietro la terra, sempre con il piano finito.